Nel segno facciamo comunità, nel segno. Voi ricordate, ne abbiamo parlato in lungo e largo, i segni parlano e sono importanti. Vedete, già così, se qualcuno dovesse cadere, tranne se cado io mi trovo a terra, quando fanno una corsa i primi, però se cade uno di voi comunque cade sull'altro e quindi non cade completamente a terra. Quindi c'è l'altro che sostiene. Se vi ricordate c'è una scena molto bella nei Vangeli, no? Quando Gesù invia i discepoli in missione, dice il testo, li inviò a due, proprio ieri un ragazzo mi chiedeva perché questo fatto a due, e cercai poi di spiegare un po' così, però poi disse anche un'altra cosa, al di là delle spiegazioni diciamo più teologiche che poi si possono dare a quel brano, addirittura Sant'Agostino dice due perché due sono i precetti dell'amore, quindi i due ricordano questi due precetti, però sapete queste sono quelle cose per i professori le lasciamo a loro. Io dicevo semplicemente questo, perché quando sono due persone l'altro quando si è in due è più faticoso. Perché se io sto da solo, io ho il mio passo, sono abbastanza veloce quando cammino. Se sto con qualcun altro, io devo o rallentare o avanzare il passo. E quindi mi devo adattare anche a lui, lui deve adattarsi a me. E nell'annuncio del Vangelo la cosa più importante e più bella è questa. Non tanto quello che si possa dire, ma il fatto che in due testimoniano di aspettarsi l'un l'altro. Si racconta che un giorno San Francesco chiese a Frate Leone, dice andiamo giù nel paese a fare la predica, e scesero nel paese a fare la predica, iniziarono, scesero giù al paese, fecero il giro e tornarono poi al convento, e Frate Leone disse ma Padre Francesco è la predica, dice l'abbiamo fatta, ma non ammette niente, dice il fatto che insieme abbiamo camminato per il paese, già quella è una predica. Allora lo stare insieme, per quanto possa essere bello, però è anche difficile. In certe situazioni veramente è più facile, ma è meglio che tante volte lo diciamo le cose, no? Se faccio da solo faccio prima, e non va bene così, non va bene così. E nelle tecniche di gruppo, soprattutto con i ragazzi, ma non solo con i ragazzi, anche per noi adulti, dice allora bisogna preparare questa cosa, chi la prepara? Dice questo gruppo qui, poi nel gruppo dice me la vedo io e poi diciamo abbiamo fatto insieme, così facciamo prima. No, meglio che si perda tempo, esce pure una cosa storta, però che sia il frutto di tutto il gruppo, che non di una sola persona ed esca poi perfetta. Non ci è chiesta la perfezione, ci è chiesta la comunione. E la comunione sarà perfetta in paradiso. Allora su questa terra noi camminiamo per questa pienezza della comunione. E tanto è vero, vedete, camminiamo andando incontro a colui che dà senso alla comunione quando andiamo a fare la comunione. Eppure lì, perlomeno una volta, ma adesso generalmente la comunione si fa in fila per uno. Una volta pure se andava alla comunione, si stava in due, uno a fianco all'altro. Eppure questo, anche qui il segno, no? Si va insieme alla comunione, non in fila indiana. Mo quando si va alla posta, si va da una parte, no? Avete visto? Rispettare la linea gialla, per rispettare la privacy. E quindi noi stiamo indietro perché andiamo a ascoltare quello che lui dice poi vicino all'altro. Per la comunione non è così. Alla comunione non c'è una privacy che bisogna rispettare. Anzi, nella comunione, quanto più so, ma non per la curiosità, quanto più so per farmi carico poi della persona. Io durante i miei studi ho studiato a Roma per un anno dei benedettini e ho notato una cosa particolare, che poi sono andato a trovarla, loro ce l'hanno proprio nella regola. Sapete, i benedettini quando stanno a tavola in genere hanno sempre il silenzio, hanno poi solo brevi momenti di ricreazione, soprattutto dopo pranzo e dopo cena, e non tutti ce l'hanno, solo poi alcuni particolari. E allora a tavola chiaramente non parlano, inizia con la preghiera, poi c'è uno che legge dei monaci e l'altro mangiano in silenzio mentre ascoltano la lettura. Il monaco che legge e quelli che servono, che sono pure dei monaci, mangiano alla seconda tavola, così si chiama. Quando gli altri hanno finito, loro poi mangiano. E ho notato una cosa, che se durante il pranzo un monaco ha bisogno di qualcosa, che gli manca qualcosa, lui non lo può chiedere. Cioè lui non può chiamare gli inservienti, dice vedi mi manca il formaggio, mi manca il sale, non lo può dire. Il monaco che sta a fianco vede che cosa gli serve e quello che sta a fianco lo deve chiedere per lui. È meraviglioso questo, perché non è che
lui che ne ha bisogno lo dice, dice vedi ho bisogno di questo, chiedilo per me. No, è l'altro che deve essere così attento a quello di cui ha bisogno e lo deve chiedere per, sapete, cioè non lo può chiedere per lui, per l'altro lo deve chiedere. È meraviglioso questo. Pensate se fosse così anche per noi. Cioè io dovrei essere così attento al bisogno dell'altro che l'altro... Ma del resto Gesù lo dice nel Vangelo, vi ricordate? Gesù un certo punto dice così, se mentre sei in strada col tuo compagno e lui ti chiede il mantello, tu dà anche la tunica. Se ti chiede di fare un miglio, tu fanne due. Cioè quasi a dire, Gesù dice, quello che l'altro ti chiede è sempre meno rispetto a quello di cui veramente ha bisogno. Quindi tu lo dovresti prevenire in quello che lui ti chiede. Veramente, come abbiamo visto la volta scorsa, adesso lo riprendiamo, gli occhi aperti. I nostri occhi purtroppo sono poco aperti, o perlomeno sono aperti solo sui nostri bisogni, e poco si aprono sui bisogni degli altri. E questo penso sia forse uno dei drammi più grandi della nostra vita. Io forse penso che quando ci confessiamo, no, dice, ma che peccato ho fatto, a bestemmia così, io penso che forse il peccato più grande è che non sappiamo più guardare. Forse questo è il peccato veramente che noi dobbiamo iniziare ad accusare in confessione. Non vedo più i fratelli che stanno accanto a me, non vedo più i bisogni degli altri, vedo solo i miei bisogni. E li vedo così forti, così prorompenti che addirittura poi metto da parte tutto ciò che poi mi sta intorno affinché io poi possa riuscire in quella realtà. Proviamo a pensare ai nostri bambini. Noi l'abbiamo sperimentato perché siamo stati bambini. Quando si vuole qualcosa, che cosa si fa per non ottenere quello che uno vuole? Quanti meccanismi e stratagemmi noi portiamo poi lì in essere per avere quello che vogliamo. L'egoismo chiaramente poi ci fa mettere in campo poi tantissime cose. Va bene. Quindi questo è per questo senso di realtà, di comunione che appare, no? Vedete pure nelle nostre chiese, durante le messe, chi si mette al posto di là, chi si mette all'altro posto di là. E io sono convinto di una cosa, che se si aprissero le porte della chiesa, pure là fuori si andrebbe a sedere, tranquillamente. Non lo so se non vogliamo fare comunione... peggio ancora, se vediamo l'assassino di quella persona, andiamo al lato opposto per non incontrare poi quella persona, perché già pensiamo poi, diciamo, allo scambio della pace poi dopo, gli devo dare poi la mano per lo scambio della pace. E intanto però, vedete, poi stiamo in chiesa. Stamattina ho letto una frase molto bella, proverbio del Madagascar, è riferita all'Eucaristia lì là sopra, no? A un certo punto però diceva così, non facciamo come i cristiani che la domenica vanno a messa e il lunedì rubano le galline. Quindi la domenica messa tutto così perfetto, poi il lunedì rubiamo le galline, però la domenica poi stiamo a messa. Allora, vi ricordate la volta scorsa, iniziamo col capitolo 6 di Giovanni. Vede ancora, vede il foglio, chi è più bravo di me tiene addirittura la Sacra Scrittura poi in mano. Se vi ricordate, dicemmo questo lungo capitolo, noi ne meditammo solo metà, se vi ricordate. Se vi ricordate, dicemmo che questo lungo capitolo viene intitolato La moltiplicazione dei pani, e noi dicemmo che è un titolo che non condividiamo pienamente, perché nel testo non si parla di moltiplicazione ma si parla piuttosto di condivisione. Dicemmo anche che sarebbe meglio non parlare tanto di miracoli, perché Giovanni appunto non usa l'espressione miracoli ma usa l'espressione segno. Dicemmo anche che il miracolo è qualcosa che riempie un poco di più gli occhi, invece il segno è quello che poi dice un rimando. Pensate ad esempio, noi potremmo dire che la religione si fonda sui miracoli, la fede si fonda sui segni, e sapete il segno più grande la fede che noi abbiamo nella fede è Cristo morto e risorto, e quindi è la croce, quello è il segno che noi abbiamo più grande, e questa è la fede. Quindi la differenza tra la religione e l'essere credente è proprio questo: il credente ha un segno, il segno della fede, e quindi i miracoli ci importano relativamente. E quindi questa realtà qui, vi ricordate anche qui, dicemmo proprio questa realtà, che Gesù vede una situazione,
che sta proprio intorno a lui, rispetto agli altri che non vedono, iniziando proprio dai suoi discepoli. E dicemmo anche la volta scorsa di questa realtà, di questo segno, di questi 5 panni e 2 pesci, che non è importante la quantità, l'importante è anche quel poco che tu dai, ma che lo dai con tutto il cuore. Perché noi possiamo dare anche tanto, ma non darlo con il cuore, non produce niente. Perché diciamo che il segno che qui viene condiviso è il fatto che questo ragazzo si priva di qualcosa per poterlo condividere con gli altri. Beh, certamente il ragazzo non avrebbe mai immaginato che avrebbe sfamato quei suoi 5 panni le 5.000 persone. Forse lui pensava, beh, condivido, andrà per 10 persone. Però vedete, per lui bastava anche quello. E allora quella capacità che dicevamo la volta scorsa, dal passare delle nostre mani nelle mani del Signore. Quindi ciò che è poco per noi nelle nostre mani, e oggettivamente è poco, obiettivamente è così, non dobbiamo illuderci, non è che non sia così, cioè 5 panni sono 5 panni nelle nostre mani. Ma ciò che questi 5 panni nelle mani del Signore diventeranno, noi non lo sappiamo. Antimo lì lavora con il legno, no? Ad esempio, nelle nostre mani, se noi vediamo un pezzo di legno, dice è un pezzo di legno. Per un artista il pezzo di legno può diventare qualsiasi cosa. Per noi sembra assurdo e impossibile. Pensate anche a una statua. Una statua, del resto, che cos'è? Un blocco di marmo. L'artista in quel blocco di marmo vede già la statua. Come la vede? Togliendo i pezzi che sono superflui. E quindi tutto sta nelle mani di chi noi mettiamo qualcosa, di chi noi mettiamo noi stessi. Nelle mani di chi ci siamo messi? Facciamo l'esempio, ricordate, no? Si è messo nelle mani di un bravo medico, e quindi quasi a dire stiamo tranquilli. Questi 5 panni, le nostre mani sono 5 panni. Nelle mani del Signore cosa diventeranno? Noi non lo sappiamo. Del resto, le nozze di Cana, vi ricordate? Nelle mani del Signore, anzi, neanche nelle sue mani, ma nella sua parola, l'acqua si trasforma in vino. Ma, cioè, gli sposi hanno bisogno di vino, e lui che cosa chiede? Chiede acqua, portate acqua. Noi le scene non le dobbiamo leggere in modo romanzato, cioè dobbiamo immaginarci davanti ai nostri occhi. Come anche, vi ricordate, già l'abbiamo detto, quando lì il paralitico, Signore, ti sono perdonati i peccati, ma come? Lui certamente richiede la guarigione fisica, e Gesù invece, vedete, sempre su un altro piano. E così anche per noi, chiediamocelo, ci sentiamo provocati, sì, quando ci porta su un altro piano. E quando lui ci porta su un altro piano, noi non è che abbiamo la sensazione, la tentazione, come vedremo adesso, a un certo punto dire, ma Signore. Chi ha partecipato a messa nella lettura di ieri, stamattina, San Paolo a un certo punto parla della risurrezione, parla di tante cose, stamattina, inizia a parlare e tutti quanti l'ascoltano. A un certo punto San Paolo dice, questo è Gesù che è risorto dai morti. Quelli gli dicono, vabbè, su questo ti ascolteremo una prossima volta, e se ne vanno. Cioè dice, tu vuoi parlare di risurrezione, ma che cos'è questa? È una cosa proprio, sono favole, quindi dice, ti ascolteremo la prossima volta, parla, e se ne vanno. Può capitare anche a noi così. Gesù non ci chiede sempre delle cose razionali. Perché noi molte volte andiamo con la ragione. Attenzione, la fede non è che esclude la ragione, no, non esclude la ragione. Però Gesù non sempre ci chiede le cose razionali, perché appunto l'acqua che poi si trasforma in vino, il pane che diventa il suo corpo, tra poco adesso lo dirà alla fine, no? L'ultima parte. È il vero pane è il cibo che il Padre mio vi dà. Voi continuate a venire qui perché volete del pane, ecco perché volete farmi re, ma non è questo. Don Antonio ci richiamava la Samaritana, no? L'acqua. Eppure lei, la Samaritana, lì non capisce. Signore, dammi acqua così non verrò più a pozzo, perché la Samaritana va a lavorare, no? Andare lì a mezzogiorno a prendere acqua è faticoso. Allora, dammi di quest'acqua così io non verrò più qui al pozzo. E Gesù dice, io sono l'acqua viva. Ma il discorso è sempre quello, se questo pane che lui mi dà mi sazia, se l'acqua che lui mi dà mi sazia. Don Antonio diceva, quante acque ci sono? Quante acque ci sono? Anche delle marche, no? Pensate, no? E noi quante più marche abbiamo, più possiamo scegliere. Quante più chiese abbiamo, più possiamo scegliere. Quante più orari abbiamo, più possiamo scegliere. Però chiediamoci, a discapito di che cosa? La scelta a discapito di che cosa? È una scelta di comodo? È una scelta nella verità? È una scelta perché le scelte devono costarci qualcosa? Se tu scegli una cosa, la scegli perché ti costa. Noi non scegliamo le cose perché ci costano, noi scegliamo le cose che ci fanno più comodo.
Ecco perché molte volte non c'è lo scatto della crescita. E diciamo prima, no, è faticoso camminare in due, rispettare il passo dell'altro, rispettare i difetti anche dell'altro. Se sono da solo invece subito lo farei. E quindi ecco che cosa significa quei cinque panni, quella poca cosa. Consapevolezza che è poca cosa, che è per me, e io di questa poca cosa me ne privo. Quindi attenzione, ma io poi non ho niente, e io poi il Signore così, beato te perché tu così, non è così. Perché se andiamo a vedere nello zainetto nostro, della nostra vita, qualcosa c'è. Ai nostri occhi è poco, ma non agli occhi del Signore. E allora andare lì a cercarlo questa cosa e quella capacità di veramente di metterlo nelle sue mani, partendo anche da un'altra convinzione: se io lo tengo perché forse già lui me l'ha messo, e quindi il fatto di donarlo non è altro che mettere in circolo un dono, perché i doni vanno messi in circolo, i vasi comunicanti, ricordate, ci ricordava Don Ernesto. E invece molto alto, noi mettiamo poi la paratia lì e diventa poi, e l'acqua poi stagna. Prova a pensare, no, le cose che poi conserviamo nell'armadio, conserviamo nella dispensa, poi a un certo punto è scaduto, e i vestiti passano di moda, e poi ne compriamo altri tranquillamente, perché poi passano di moda, dobbiamo stare poi alla moda. Diceva il padre della Chiesa, diceva, comunque non mi ricordo il nome, scusatemi, San Giovanni Crisostomo: quello che tu hai nell'armadio conservato non è tuo, è dei poveri. Gesù, davanti a questo gesto, vi ricordate, anche qui non è dal nulla, ciò che dà inizio al mondo parte come atto d'amore di Dio e dal nulla, ma nel momento in cui il Signore poi ha posto in essere la creatura, nella creatura, vi ricordate, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, quindi questa capacità e possibilità, niente più è dal nulla, tutto dovrebbe partire dalla possibilità di mettere a disposizione il proprio cuore. E da questa realtà di questo ragazzo che mette a disposizione il suo cuore, Gesù fa quello che fa, e lo fa partendo da che cosa? Anche Gesù fa ripartendo dal piano originario, con la preghiera. Benedice, ringrazia il Padre con questi gesti, ricordate, alzò gli occhi al cielo, lo prese, lo benedisse e lo spezzò. È bello perché nel Vangelo di Marco e di Matteo, quando si parla della moltiplicazione dei pani, dice che Gesù man mano li dava ai discepoli, i discepoli distribuivano. Qui invece nel testo dice che Gesù stesso li distribuisce alla folla, quasi passando i discepoli. E quindi quel pane che lui poi dirà dopo di essere il pane della vita, l'abbiamo detto, vi ricordate, qui Giovanni sta commentando l'Eucaristia, perché Giovanni non ha la cena, l'istituzione dell'Eucaristia nel suo Vangelo. Però ci presenta questo, con questo lungo discorso. È quasi a dire che il pane della vita non è una forza degli apostoli, è qualcosa che mette a disposizione l'uomo con il suo lavoro, la sua fatica, che il Signore nelle sue mani, con l'atto della benedizione e il rendimento di grazie, trasforma poi in realtà di salvezza. Allora capite anche qui, la nostra fatica, il nostro dolore, il nostro sudore, il nostro travaglio, portandolo a Lui e trasformandolo in preghiera, diventa salvezza. Le nostre fatiche, anche quella del credere, perché pure quella è una fatica. Noi facciamo esperienza, no? Chi crede a cuor leggero, chi crede senza far fatica, chi crede senza avere dubbi, forse non è una vera fede, si illude forse. La fede è faticosa. Pensate, i grandi santi, i mistici soprattutto, no? Hanno camminato nelle notti oscure. San Giovanni della Croce, Teresa d'Avila, ma tutti i santi hanno avuto i propri momenti di crisi e difficoltà. Gli apostoli stessi. E noi poi vogliamo che la nostra fede debba essere proprio chiara, perfetta, limpida. San Paolo lo dice, noi non camminiamo nella visione. Noi guardiamo come qualcosa che, in uno specchio, che in realtà non è ancora chiara. Sappiamo, ma non è chiara ai nostri occhi.
E con questa realtà, proprio perché noi siamo diversi, le situazioni sono diverse, noi ci imbattiamo ogni giorno con questa realtà. E la fatica è ogni giorno. È questa fatica che Gesù dice, portatela a me. È questa fatica che noi dobbiamo mettere nelle sue mani. E lui poi la trasformerà. E noi molte volte invece la nostra fatica ce la teniamo per noi. La sera quando andiamo a dormire molte volte siamo tristi, stanchi, desolati, senza speranza, siamo disperati proprio per questo, perché quella fatica ce la teniamo per noi e pensiamo che sia improduttiva. Perché pensiamo, come hanno pensato loro, ma che cos'è questo per tanta gente? Nelle mani del Signore, non nelle nostre mani, nelle mani è Lui il Salvatore, non siamo noi salvatori. Ci fermiamo qui, dopo questa realtà della preghiera di Gesù. Ora, il testo continua, versetto 14. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, diceva, questo è davvero il profeta, colui che viene nel mondo. Ma Gesù, sapendo che venivano a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sul monte, lui da solo. È strano questo versetto, perché dovrebbe essere una cosa bella questa. Vanno per farlo re, finalmente qualcuno ha capito. Cioè qualcuno finalmente va... Gesù non per condannarlo, per ucciderlo, ma vanno a prenderlo per farlo re. E noi vogliamo che Gesù è re, che Gesù regni. Gesù invece che fa? Se ne sale sul monte da solo. C'è cosa che non quadra. Perché ha detto il testo, allora la gente, visto il segno che io avevo compiuto, cioè che aveva fatto questa condivisione dei pani, la gente giustamente che non ha fatto niente, perché solo quel ragazzo ha fatto qualcosa, ma gli altri non hanno fatto niente, si sono trovati con che cosa la gente? Con la pancia piena, senza aver lavorato, senza aver faticato. Perché quando tu la cosa la ottieni senza fatica, tu non ci fai, non dai peso alla cosa. E quando la cosa tu la fatichi, e tant'è vero, noi diciamoci ai nostri ragazzi, no? Quando noi gli diamo la paghetta mensile o settimanale, o se non giornaliera, che la spende, come giusto che sia del resto. Poi noi gli diciamo, quando un giorno lavorerai e capirai allora il significato dei soldi. Cioè quando inizierà a lavorare e ci saranno delle difficoltà, non è che le spenderà a cuor leggero quei soldini. Quindi la gente che non ha fatto niente, visto il segno che ho compiuto, facciamolo re. Perché facendolo re, il re che cosa garantisce? Il re dovrebbe garantire, come un presidente, che cosa dovrebbe garantire? La serenità nel popolo. Di più, questo re che dà da mangiare e non si fa, e non si procura, chiede lui qualcosa da mangiare, dice, oh, meglio di questo. Allora, capite? Non hanno capito. E chi di noi non vorrebbe? Non hanno capito. Questo segno diventa un fallimento. Cioè Gesù stesso come fallisse nella sua missione. E allora capite i segni, i miracoli, chiamiamoli come vogliamo, abbiamo capito ormai la distinzione. Non sono univoci, li possiamo interpretare come vogliamo e possiamo far dire a un segno, a un miracolo, quello che vogliamo in base a quello che ci conviene. Gesù che cosa fa? Davanti a questa incomprensione risponde con un'azione, si ritira sul monte a pregare, si ritira sul monte a pregare. Ora noi lo sappiamo il significato del monte, il monte è il luogo alto per avvicinarti a Dio. Si ritira sul monte a pregare come quando nelle tentazioni, se vi ricordate, Gesù si ritira. E il ritirarsi per Gesù è stare lui e il Padre. Gesù sente il bisogno, davanti al clamore della gente che va lì per prenderlo, per farlo re, sente il bisogno di dare la sua adesione al Padre, non alla folla. E questa è una tentazione alla quale tutti quanti possiamo correre. Sentirci cercati, sentirci amati, voluti bene, cioè, ma è una cosa più bella di questa, sì, ma attenzione però, perché il rischio qual è? Per la folla, così, ok, accettiamo che cosa? Di che questa pietra diventi pane, forse io ti ridò tutti, capite che cosa, la conquista qual è?
Cioè, del resto, se tu Gesù vuoi che la gente ti segua, perché tu vuoi insegnare, vuoi che la gente ti segua, ti sta seguendo adesso. A che prezzo però? Allora che cosa fa? Si ritira sul monte a pregare. Davanti a questa realtà ci ritiriamo noi a pregare? O restiamo lì giù nel successo e nell'applauso? Che bella parola che mi hai detto, mi è stato di conforto. E noi, sì, beh, sì, è lì. L'adesione alla volontà del Padre. L'adesione alla volontà del Padre non c'è nella confusione, nel chiasso. È nel monte sopra, sul monte, da soli a pregare. Allora qui capite la provocazione subito. Se è vero che c'è la nostra fatica, se è vero che c'è la nostra delusione, c'è poi il momento in cui ci ritiriamo da soli sul monte a pregare. Abbiamo trovato il nostro monte. Può essere la casa nostra, può essere la cappella, può essere la chiesa, può essere la villetta, può essere la piazza, può essere la spiaggia, può essere la montagna, quello che volete, ma l'abbiamo individuata. Se non abbiamo individuato questo monte, allora vuol dire che non ci siamo proprio saliti. Vuol dire che facciamo le preghiere, ma il volto del Padre non l'abbiamo ancora incontrato. Perché è Gesù confrontandosi con il Padre che capisce come essere Messia. Gesù deve scegliere un modo come essere Messia, forte, potente, come figlio, come colui che rivela la volontà del Padre. E allora ha bisogno di questo. Provate a pensare quando un'altra volta si ritirerà a pregare, dopo la preghiera chiama i dodici e li istituì. E a un certo punto si legge, e Giuda Iscariota che poi lo tradì, dopo aver passato la notte in preghiera con il Padre e già gli era stato messo Giuda davanti. E lì è lo sguardo diverso, è con il Padre che lo sguardo diventa diverso. Pregare il Padre significa, stare sul monte, significa che tu ti metti dal lato di Dio e inizi a guardare il mondo come lo guarda Dio. Quindi non è semplicemente guardare gli occhi negli occhi col Padre, perché questo, sapete, è la contemplazione. Dio quanto sei bello. Ma se mi viene a dire Dio quanto sei bello, finisce lì. E quella è la santità personale, è la santità personale che ti arriva per comunicazione, perché noi saremo santi perché lo guarderemo, dirà San Giovanni, lo vedremo così come egli è e noi saremo come lui. Ma questo non serve agli altri, perché se io sono santo e finisce lì la mia vita, agli altri non serve a niente la mia santità. La santità di Gesù non serve a niente. Quello che serve è quello che Gesù ha fatto, la donazione. Quindi non è semplicemente salgo sul monte per guardare Dio negli occhi e dire quanto sei bello. Serve mettermi a fianco a Lui per guardare come Dio lo guarda il mondo, Dio come guarda il mondo, quello che fa per il mondo. E quindi stare a fianco a Lui significa capire che cosa devo fare. Perché se dalla preghiera io non esco con questa domanda di aver capito che cosa devo fare, io non ho pregato, ho fatto un puro atto di egoismo. Dalla preghiera si esce sempre con una decisione di fare qualcosa. La contemplazione è necessaria, come passaggio primo, ma deve portarmi all'azione. Tra l'altro, se vedete nei Vangeli, generalmente quando si chiede l'amore è sempre coniugato con qualcosa a fianco. Non c'è, l'altro giorno mi ha ascoltato, non c'è amore più grande che dare la vita. Allora, io capisco nella contemplazione Lui che è l'amore, dare la vita. Allora, metto a fianco a Lui e vedo. Filippo non l'ha fatto questo. Quando Gesù ha detto cosa possiamo fare, Filippo non l'ha fatto questo perché non ha visto, non si è messo a fianco a Gesù per vederlo. E quindi si sale sul monte.
dobbiamo salire sul monte ed è faticoso salire. Ricordatevi quando andavo a Mugnano del Cardinale, vi ricordate lì là dietro? È faticoso salire. Sarà anche faticoso questa volta. Va bene, poi dopo ci risveglierai dopo. Attenzione, una cosa sono le cose facili, una cosa sono le cose vere. E non è detto che le cose vere siano sempre facili. Sale sul monte. Venuti intanto la sera, i suoi discepoli scesero al mare, salirono in barca e si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarno. Era ormai buio e Gesù non li aveva ancora raggiunti. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Ma gli disse loro: «Sono io, non abbiate paura». Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva nella quale erano diretti. Adesso qui si apre una scena particolare, perché attenzione, perché Gesù si ritira sul monte a pregare e succede una cosa strana. Lui si ritira sul monte, i discepoli se ne vanno. Venuta intanto la sera, quindi Gesù è stato sul monte a pregare, sarà stato per un po' di tempo, perché arriva la sera. I discepoli scesero al mare, Gesù sale, i discepoli scendono. Ricordate i due di Emmaus, se ne andarono, diciamo, Emmaus, Gerusalemme, la crocifissione, il punto alto, Emmaus il punto basso. Non è semplicemente una dimensione spaziale geografica, anche quella esistenziale sta qui. Gesù sale sul monte, vicino al Padre, loro scendono giù. C'è una scena nell'Antico Testamento, se vi ricordate, quando Mosè sale sul monte per ricevere le 10 parole, che noi chiamiamo i 10 comandamenti, sarebbe più corretto dire le 10 parole. Decalogo questo significa, 10 parole. E dice il testo che Mosè sul monte restò 40 giorni e 40 notti, poi aggiunge senza mangiare e senza bere. Quando Mosè sta sul monte per questi 40 giorni, il popolo giù vede che Mosè non scende e va da Aronne. Dice: Aronne, questo Mosè che dice che il Signore gli ha parlato, noi non sappiamo che fine ha fatto, sono passati 40 giorni, fa una cosa, facci un Dio, mettilo davanti a noi e noi questo Dio seguiremo. E lì fecero il vitello d'oro. 40 giorni, chiaramente la gente si è scocciata di aspettare, perché tu le cose o le fai al tempo giusto e quando dici tu, oppure quando il tempo più non corrisponde a quello che vuoi tu, chiaramente allora basta. Quindi Mosè che tarda là sopra per 40 giorni, allora il popolo si stanca, si scoccia. Facci un Dio. Capite? Noi a immagine e somiglianza di Dio, il popolo chiede un Dio a propria immagine e somiglianza, in modo che lo mettiamo davanti a noi e non ci mettiamo noi davanti a lui, mettiamo noi, lui davanti a noi. E mettendo davanti a noi, noi che cosa facciamo? Lo possiamo dirigere. Dio va a destra e Dio va a destra, Dio va a sinistra e Dio va a sinistra, ma non è così che noi vogliamo Dio, diciamoci la verità. Quando noi lo preghiamo, non lo preghiamo perché lo vogliamo così, che debba andare a destra o debba andare a sinistra. Cioè non deve fare quello che vogliamo noi. E quindi il popolo devia, così fanno i discepoli e così facciamo forse tante volte anche noi. Gesù se ne sale sul monte a pregare perché deve aderire al Padre, e quella sua adesione al Padre certamente è per il nostro bene, però per noi è un ritardo, perché Dio è sempre in ritardo sui nostri orologi, non sulla sua parola. Sulla sua parola Dio è sempre puntuale, ma è in ritardo sui nostri calendari e ci stanchiamo, ci scocciamo, prendiamo a barca e ce ne andiamo via. E dove andiamo? Sempre più giù, sempre più lontano, che poi vedremo, non sarà mai però lontano da lui, noi pensiamo, ma non è mai così. E quindi di questa realtà. E attenzione, perché dice il testo, intanto i suoi discepoli, quindi erano i 12,
Quindi qui si sta parlando proprio di un'esperienza traumatica che questi hanno vissuto. Cioè, quindi anche i 12 sono incappati nello stesso errore della gente. Andiamo a prendere per farlo re, perché così darà anche a noi. Anche i 12 sono caduti in questa tentazione. Quindi anche stare vicino a lui significa molte volte cadere in questa tentazione. Qui sono, dice, i suoi. Quindi quei 12 lì, Pietro, Giacomo, Giovanni, quelli che noi conosciamo, quelli che lui ha chiamato e quelli che dopo dirà, l'abbiamo ascoltato domenica, io ho scelto voi, non voi avete scelto me. Quindi veramente è un'esperienza traumatica, perché con il Signore molte volte facciamo queste esperienze proprio che ci traumatizzano. E scendono, scesero al mare. Sapete, no? Nella scrittura il mare è simbolo del male. Tant'è vero che nell'atto creativo Dio pone limite al mare, dice fin qui arriverai, oltre non andrai. E quindi a dire che cosa? Che è il Signore che il limite ha messo, il limite al male. E quando dopo Gesù cammina sul mare, fa capire una cosa, perché se loro scendono nel mare e si allontanano, quindi è il loro peccato, Gesù camminando sul mare, che cosa fa capire? Che ha dominato e ha sconfitto anche il male, anche il loro peccato, ecco perché gli va incontro. E ricordatevi nell'Esodo, quando poi Mosè scende così, quando il mare si apre. Il Signore cammina sul mare. Quindi ha sconfitto il male, ha sconfitto il peccato. Ecco perché dice, sono io, non temete. Quindi loro vivono questo peccato perché hanno peccato. Anche loro vogliono farlo re, si allontanano da lui, hanno peccato. Allontanarsi dal Signore, hanno peccato. Il peccato è proprio in questa realtà di questo mare che si allontanano sempre di più, ma il Signore cammina sul mare. Cammina sul nostro peccato il Signore. Dirà San Giovanni, il nostro peccato Dio se lo getta alle spalle. C'è una sottigliezza qui, ve la presento, però ve la offro. Dice il testo, salirono in barca. Non dice salirono sulla barca. Manca l'articolo determinativo. Dice, ma che significa? Perché attenzione, perché se io dico prendiamo la barca, e se dico prendiamo una barca, c'è una differenza. Perché se dico prendiamo una barca qualsiasi. Se dico prendiamo la barca, sto dicendo quella barca lì particolare. Voi sapete che la barca indica che cosa? Indica la Chiesa. E in Matteo e Marco lì abbiamo la barca. Quindi lì dentro è quando Gesù, vi ricordate, si addormenta sulla barca. Lì dice che è sulla barca. Quindi Gesù è sulla barca. Qui dice una barca. Gesù non c'è in questa una barca. Arriverà dopo. Quindi i discepoli salgono su una barca qualsiasi. Quasi a dire, torniamo alle cose nostre di prima. Come se questa esperienza con questo Gesù, che è salito sul monte come Mosè e non sappiamo che fine ha fatto, è finito. Come i due di Emmaus, vi ricordate, se ne andarono dopo 3 giorni perché non è successo più niente. Quindi tornano alle cose di prima, a quelle barche che loro avevano lasciato. Quando lui li chiamò, seguitemi, farò pesca, lasciateli, di la barca, lo seguirono. Quindi salgono su una barca e si allontanano. E si avviarono verso l'altra riva del mare in direzione di Cafarno, capite? Proprio, cioè, proprio non vogliamo avere più niente a che fare. L'altra riva, all'altro lato proprio di Cafarno. Era ormai buio. Questo buio ritornerà pure un'altra volta, sempre in Giovanni, nell'ultima cena. Dopo Gesù che lava i piedi ai discepoli, e uno di mi tradirà, quello che devi fare, fallo presto, dice il testo, e Giuda uscì e annota Giovanni, era notte. Era notte. Il buio e le tenebre. Dice Giovanni al primo capitolo, venne nel mondo la luce, ma le tenebre non l'hanno accolta. Dice una traduzione, le tenebre non l'hanno vinta o non l'hanno avvinta.
la luce la si può anche rifiutare. Però chiaramente per rifiutare la luce tu devi fare una cosa che non è naturale, devi chiudere gli occhi. C'è quella canzone di Celentano, vi ricordate, Pregherò, dice: tu non devi odiare il sole perché tu non lo puoi vederlo, ma c'è. Non lo puoi vedere, ma c'è. Puoi chiudere gli occhi e dire che è buio, ma perché chiudi gli occhi? E quindi vedete, questa realtà dell'allontanarsi provoca che cosa? Provoca che tu non capisci più niente, non vedi più nulla. E quante volte noi non vediamo più nulla, presi dalla tristezza, dalla rabbia, dalla delusione, dalle lacrime, non vediamo più nulla, non vediamo più le cose per quelle che sono, ci sfuggono, abbiamo degli occhiali sbagliati, la gradazione non è più giusta ed è buio. E in più, vedete, come le altre cose, era buio e Gesù non le aveva ancora raggiunti. Venne nel mondo la luce vera, non le aveva ancora raggiunti. Però Gesù non è lontano, assente o distante, perché molte volte l'assenza è un modo diverso e più forte di essere presenti. L'assenza è un modo diverso in certe situazioni. È più forte dove sei ancora di più presente. Il mare era agitato perché soffiava un forte vento. E tutti quanti ne facciamo esperienza, no? Quando man mano inizia a cadere e vai sempre più giù. E poi arrivano altre le tempeste esterne, le altre cose. Noi diciamo, no, i guai non vengono mai uno da solo, ma sempre tutti quanti insieme. Basta, ne arriva uno e poi tutti quanti. Però fateci caso, queste cose avvengono sempre. Solo le altre volte tu le riesci ad affrontare diversamente, perché non stai nella tempesta. Quindi non dipende allora dalla realtà esterna, dipende da quella interna. Dipende da come sei tu. Da come sei tu riesci ad affrontarle o non riesci ad affrontarle. Perché quando tu stai bene, diremo noi, hai Gesù nel tuo cuore, parliamo adesso un po' più dello spirituale, tu affronti tutto, ma quando già non ce l'hai nel cuore e quindi già ti sei allontanato, è chiaro che arriveranno quelle cose che già ci sono, non è che arrivano, già ci sono, ma in quel momento ti stanno tutti quanti addosso. È il vento, è la barca, iniziano a remare, il mare contro, capite? È tutto contro. Ma già è tutto contro. Sono che però noi riusciamo poi ad attraversare tranquillamente, perché attraversiamo con lui, perché stiamo bene, siamo più forti. Invece in quei momenti che non siamo forti, chiaramente è tutto contro. Quando io sto bene, adesso che sto bene così, però se inizia, mi viene la febbre, inizia a indebolirmi. Ed è più facile che poi puoi avere un'influenza, poi la bronchite, poi la polmonite, perché sono debole. E quindi è più facile. Però... quello che c'era oggi ci sarà anche domani se mi arriva l'influenza. Non è che domani l'influenza arriverà qualcosa in più. Quindi sono le mie difese che iniziano ad abbassarsi. Dopo aver remato per circa 3 o 4 miglia, dovrebbe essere sui, credo, 7-8 chilometri. Dovrebbe essere 7-8 chilometri, giusto? Videro Gesù che camminava sul mare e si avvicinava alla barca ed ebbero paura. Videro, adesso vedono, però hanno paura. Hanno paura perché? Perché lo sanno che hanno sbagliato, stanno in difetto. Perché pure noi così abbiamo paura, quando sappiamo una cosa così vorremmo certo proprio nasconderci, ricordate quando eravamo bambini. E Gesù però che camminava sul mare. E si avvicinava alla barca, l'ho detto, Gesù, loro vedono Gesù, e Gesù che va verso di loro, perché evidentemente già Gesù li ha visti, Gesù non li ha proprio persi di vista. Ancora una volta c'è questa premura e cura di Gesù nell'andare incontro. Non è che Gesù si mette lì e dice, tornate indietro, cammina sul mare per andare presto incontro. Veramente l'amore mette le ali ai piedi. Invece noi come ragioniamo? Perdono, però devi venire a chiedermi scusa.
invece, capite, qui l'amore parte, cioè non aspetta. Il padre del figlio il prodigo, vi ricordate, appena lo vide, commosso gli corse incontro. E noi invece chiediamo tutte le garanzie prima, no? Allora vediamo che garanzie mi dai, hai capito? Hai capito bene gli sbagli che hai fatto? Se hai capito, allora adesso mi raccomando, non lo fare più. Ok, vabbè, riconciliamoci, facciamo pace. Invece no, cammina, perché gli deve andare incontro, perché stanno in difficoltà. Stanno in difficoltà, stanno nel peccato. E Gesù non può permettere che l'uomo stia nel peccato. Non lo permette. E si avvicina, camminando anche sul mare. Non lo permette perché sconfigge. Guardate, Gesù fa la voce grossa solo in questi due casi. Quando viene svilito il tempio, il luogo dove Dio abita, e quando l'uomo e quando Satana vuole svendere l'immagine dell'uomo, che è fatta immagine e somiglianza di Dio. Qui Gesù fa la voce grossa. E gli disse loro, sono io, non abbiate paura. Ora, a noi questo sono io, non abbiate paura, dice ben poco. Per l'ebreo, sa bene che quella parola, sono io, è un'espressione particolare, espressione che si trova in Esodo 3,14, quando il Signore, parlando con Mosè nel rovescio ardente, ma tu mi mandi, dai, chi devo dire che tu sei? E lui risponde, quella che sei, io sono colui che sono. Quindi quel io sono, sono io, invertiamo, io sono, i dodici che ascoltano Gesù dire io sono, capiscono subito chi sta parlando. Non abbiate paura. Loro hanno paura, non abbiate paura. Anche qui vi ricordate come il giorno di Pasqua, molte volte che Gesù si avvicina, Gesù a lui preme questo, non dobbiamo avere paura. Perché nella vita, quando abbiamo paura, commettiamo le sciocchezze più grandi quando uno ha paura. La paura non ti fa fidare, la paura non ti fa affidare, la paura ti fa chiudere in te stesso, la paura ti fa cadere nelle depressioni, la paura ti immobilizza, la paura non ti fa fare più i passi necessari. Non abbiate paura, perché sono io. Allora capite qui l'atto di fede quanto è grande. Allora vollero prenderlo sulla barca e subito la barca toccò la riva alla quale erano diretti. Il testo non si capisce se Gesù sale o non sale sulla barca, però una cosa è certa, che appena Gesù si manifesta la barca toccò subito la riva, scompare la tempesta. Il mare non è più contro, non c'è più il vento contro. Subito toccò la riva, verso la riva verso la quale erano diretti. Dove erano diretti? Dove è subito la barca toccò la riva e alla quale erano diretti. Gesù è diretto per... E quindi lo toccano la riva verso la quale erano diretti. La riva verso la quale sono... Gesù è diretto nella sua vita verso che cosa? Gesù è diretto nella sua vita. Gesù è diretto verso chi? Il Padre, il volto del Padre. E quindi nel momento in cui c'è Gesù, dopo che si è fatto anche l'esperienza del peccato, subito con Gesù che arriva e dice non abbiate paura, non abbiamo paura, subito raggiungiamo verso lì dove si è diretti, cioè verso il Padre. Però capite, c'è tutto il cammino che bisogna fare. Io non direi che non che non sia semplice, cioè è leggerlo questo cammino nella nostra vita, perché noi molte volte non lo leggiamo nella nostra vita, perché è così, potessi anche oggi siamo trovati in questa difficoltà, però forse non ce ne siamo resi conto.
O siamo rimasti ancora da soli nella barca, non l'abbiamo riconosciuto, non l'abbiamo accolto. E vedete che qui c'è una differenza rispetto sempre agli altri dove si parla di questo fatto. Mentre negli altri gli apostoli gridano, Signore, abbi pietà di noi, preoccupati, salvaci. Qui gli apostoli non dicono niente. È Gesù che anche qui li previene. Non gridano aiuto. Li salva senza che loro possano gridare aiuto. Ricordate, lo vedemmo, no? Quando il pastore va in cerca della pecorella, fin quando non la trova, non trova pace. E la barca arriva lì dove erano diretti. Il padre, il porto e il padre. Proviamo adesso a passare dall'episodio storico alla nostra vita. Adesso abbiamo letto il testo, facciamo sì che adesso il testo legga noi. Facciamo sì che adesso il testo, tramite lo Spirito, legga la nostra giornata.